siamo alla conclusione della trasmissione. Siamo in conclusione, siamo veramente fuori tempo massimo. Volevo dare un attimo la parola ancora al dottor Perugini, che è il dirigente della squadra antimostro. Io so, e ce l'ha detto prima, che lei non dà la caccia a mostri qualsiasi per tranquillizzare le coscienze. Lei non cerca un falso mostro, ma cerca il vero killer, che probabilmente ci sta ascoltando e ci sta guardando. Quella lì è la telecamera, se lei vuole gli può parlare. Che cosa gli vuole dire al mostro di Firenze? Io non so perché, ma ho la sensazione che tu in questo momento mi stia guardando. E allora ascolta, la gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva, ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti, forse anche a capirti. E so che tu sei soltanto il povero schiavo, in realtà, di un incubo di tanti anni fa che ti domina. Lo so che il passato gli ha insegnato il sospetto, la diffidenza, ma in questo momento non ti sto mentendo e non ti mentirò neanche dopo, se e quando deciderai di liberarti di questo mostro che ti tiranneggia. Tu sai come, quando e dove trovarmi. Io aspetterò.